Amici di Milan Channel 1010, un grande appuntamento per quello che si spera possa essere una grande stagione del Milan, squadre già sul terreno di gioco. Guarda, il Milan, lo abbiamo visto, Rino Gattuso, per quello che concerne invece il Varese, Clayton, qui inquadrato, dicevamo, Cato l'aveva già fatto sì l'anno scorso nell'amichevole di Tirana contro la formazione albanese, ma è stato al calcio giocato, aveva fatto una breve apparizione nell'unica partita ufficiale dell'annata 2008-2000, e la possibilità di giocare con grande continuità in questa nuova annata. Parte intanto la gara con il Milan in azione centrale invece per Pippo Inzaghi, ed è proprio il Milan che manovra con Jan Kulowski, il suo inserimento verso il centro, il tunnel poi di Ronaldinho, prova Seedorf, il gran tiro. Intanto qui rivediamo l'azione di Ronaldinho, il suo tunnel che si è trasformato in un passaggio per Flamini, poi Jan Kulowski per Marco Borriello, che lascia sfilare il pallone, prova Borriello ad accelerare il passo, vuole lo spazio per il traversone, Ronaldinho, il colpo di tacco per Inzaghi. Qualche compagno di squadra forse si aspettava il passaggio, il lancio, e Bagu è intanto fermato dalla difesa rossonera. Seedorf finito a terra, ma è finito a terra anche Marco Borriello. Subito il fallo intanto Inzaghi, Milan che ha battuto velocemente la punizione e in contropiede il Milan sblocca il risultato dopo soli 10 minuti di gioco, regia che è stata presa anche un po' in contropiede, così come del resto la difesa del Varese. 1-0 per il Milan, guarda caso segna lui Pippo Inzaghi. Rivediamo il calcio di punizione battuto da Antonini, sicuramente non so esattamente come si sia sviluppata l'azione, questa è la parte finale. Inzaghi che però è entrato in area inseguito da Camisa, non ha perdonato, Moro battuto dunque, eccola qui la punizione battuta da Inzaghi, posizione regolare, come sempre rapace Inzaghi nell'area per quel suo intervento. Qui il Varese prova subito a ripercorsa di Antonini, dribbling di Luca, poi bella palla messa in mezzo per Borriello, che si trova un po' in lo spazio che preferisce, cioè nell'area di rigore. Gattuso, lancio in verticale, era anche buona la palla, spazio proprio per l'inserimento di Borriello. Seedorf ancora dentro per Inzaghi che controlla il pallone, c'è poi la partenza dell'olandese, il tiro in porta e una fucilata incredibile che si stampa letteralmente sulla traversa. Una grandissima battuta di Sudisetta Pippo Inzaghi, ma soprattutto riceve indicazioni da parte di Leonardo che sembra dirgli stai lì. Intanto là sullo sfondo Dida, Bonera, Di Gennaro e Ambrosini, quattro giocatori out per questa partita, quattro giocatori che continuano ad allenarsi in questi giorni in maniera differenziata a Milanello, ma che Flamini e Ronaldinho supera in velocità Usushi, ancora Ronaldinho, l'1-2 è chiesto al limite dell'area, poi interviene Borriello. Difesa del Milan schierata quasi al limite dell'area di rigore, poi accorciano le distanze, il palo colpito dalla formazione del Varese con l'uscita per i giocatori del Varese. Vedete come ancora una volta Flamini interrompe la manovra avversaria, qui Del Sante si invola, superato Diego Silva, Del Sante entra in area, prova con il sinistro e la palla esce. Tentativo di recuperare Jan Kulowski e talarga sulla sinistra per Jan Kulowski, ancora il pallone sul secondo palo. Esatto, c'è Bernacchini che aveva ricevuto da Grossi, poi qui è Bagua, prova il tiro, palla che si corner con Kalac che manca la non ho visto l'uscita mancata, campo davanti a sé, viene raggiunto anche da Ronaldinho, posizione centrale. Borriello lo vede, lo serve, ancora Ronaldinho che prova il dribbling, Borriello voleva il ritorno del pallone, poi il tiro di Ronaldinho con il destro e palla che finisce fuori. Ride Ronaldinho. Rivediamo Borriello che è andato ad assistere proprio il brasiliano, proprio qui Borriello avrebbe voluto il pallone di ritorno. Ane ancora al Milan, poi Gattuso prova questa soluzione in verticale per Borriello, ottimo l'inserimento ancora una volta di Marco che si era... Seedorf per i rossoneri, la giocata con l'esterno larga a raggiungere Oddo, può andare alla traversone, ottima questa palla tagliata in area di rigore, colpo di testa che comunque raggiunge
Ronaldinho, colpo di testa della difesa avversaria, il tunnel di Ronaldinho che se ne va in mezzo a due giocatori, salta anche il terzo, prova a mettere in mezzo proprio per Inzaghi e c'è il gol del 2-0, un grandissimo numero di Ronaldinho che ha seminato non tanto il panico quanto gli avversari in area di rigore, ha trovato uno dei suoi colpi e invece, infatti lo vedete, la formazione rossonera va praticamente tutta da Ronaldinho e applaude ripetutamente il presidente Berlusconi. Qui solo la parte finale del gol dell'azione, meglio, di Ronaldinho, mentre Lorello, il portiere della Varese, reclamava per un fuorigioco di Inzaghi che a porta vuota ha potuto mettere dentro. Eccola qui la parte interessante dell'azione di Ronaldinho, il tunnel ad un giocatore in maglia bianca, ha tenuto lontano l'altro, ha dribblato anche Kostner. La palla in verticale che libera Del Sante in area di rigore, ritorna Thiago Silva, trova Ronaldinho, Ronaldinho ha bisogno di giocare sicuramente il dribbling, il cambio di passo, la giocata in area di rigore, anticipato anche per Gattuso. Intanto attenzione al contropiede del Varese, Milan un po' scoperto, ferma tutto Thiago Silva con grande tranquillità, con grande... hanno provato subito ad imbastire una nuova azione per il Milan. Intanto contropiede a favore del Varese, prova a tornare Favalli, il tocco all'indietro, Varese che non riesce a trovare la soluzione vincente, poteva essere, anzi era spesso volentieri, anzi praticamente sempre con il pallone, per cui i giocatori devono lavorare sì con l'impegno massimo come quando si effettuavano solo corse, ma anche con la testa. Intanto qui il pallone sfugge a Beretta che stava per colpire la giocata su Odu Amabi, poi invece palla sulla corsa di Oddo che arriva sul fondo, altro traversone bellissimo, ricordo ancora doppietta di Pippo Inzaghi, decimo e 48esimo i minuti in cui Pippo ha segnato i due gol che decidono questa prima uscita ufficiale per